Matera ha dato una svolta enorme in termini di turismo attraverso la valorizzazione delle risorse naturali. Si vive di turismo. A Taranto purtroppo si muore di tumore, si muore con l'Ilva, eppure lei da guida turistica lo saprà benissimo, certo. Le risorse enormi di Taranto a livello di risorse naturali e di patrimonio culturale. Cosa significa fare turismo, vivere di turismo? Beh, il turismo adesso è diventata la risorsa principale della città di Matera, quindi chiaramente adesso si cerca di investire sul turismo. Si sono aperti tantissimi B&B nei Sassi, ma come anche tanti alberghi, e devo dire che il turismo veramente ci sta dando un grande sostegno per noi tutti i cittadini. Lavoriamo soprattutto ovviamente quando si apre la stagione, quindi da Pasqua fino ai primi di novembre, ininterrottamente, per cui anche perché il clima siamo contentissimi. Il clima è abbastanza mite, quindi esatto, il clima invoglia, ci aiuta, ecco, senz'altro, ecco, senz'altro. E io che guido anche gli stranieri vi dico che ne arrivano davvero tantissimi, ecco, io non solo italiani. Siamo davvero contenti. Io le dico questo: Matera, per sua fortuna, non ha l'Ilva, non ha l'acciaieria, non ha la fabbrica della morte. A Taranto molti dicono: e se l'Ilva chiude come si fa? E io vi domando, io rispondo: e Matera come fa senza avere Ilva? Esatto, esatto, non è che si vive soltanto di quello. Veramente, no? Si muore, anzi, di quello. Anzi, esatto. Taranto è una bellissima città, io ho avuto modo di visitarla più di una volta. Ed è sempre un piacere ritornarci, è molto, molto bella come città, quindi invoglio i turisti a visitare anche Taranto. Anche Taranto. Ci salutiamo con una stretta di mano Taranto, che suggella l'unione, certo, tra Taranto e Matera, due realtà che devono vivere di risorse naturali e di cultura. Questa è la nostra missione.